Allora, buongiorno a tutti, questa è un'assemblea indetta da varie forze sindacali, USD, Slagopas, Subunicopas, Snader e USO. Un'assemblea aperta, un'assemblea di delegati, di lavoratori, di forze sociali che in qualche modo si vedono oggi e vogliono discutere delle prossime iniziative, della situazione attuale, cercando di capire che cosa sta accadendo, cercando di dircelo senza infringimenti, cercando soprattutto di trovare i percorsi e le strade giuste per una risposta adeguata a quello che sta avvenendo in questi giorni. Quindi siamo pienamente nell'agenda politica, nell'agenda sindacale, in queste ore. Ci sono le consultazioni, le cosiddette consultazioni del governo con le forze politiche, poi ci saranno quelle con la CGIL domani e probabilmente lunedì avremo i primi risultati. Io credo che dovremo sia analizzare la situazione, ma soprattutto capire in che fase stiamo e come dare le risposte giuste al momento giusto. Io darei adesso la parola a Paolo Leonardi, che in qualche modo farà una breve introduzione, una breve relazione della situazione di quello che potremmo o dovremmo fare nelle prossime ore. Buongiorno compagni, io provo a mettere in campo un po' di riflessioni in modo tale che l'Assemblea poi si confronti sul terreno che stiamo attraversando. Noi avremmo dovuto ieri tenere uno sciopero generale. Questa era la decisione che avevamo assunto come organizzazione del sindacalismo di base, che già aveva dato vita allo sciopero generale, molto ben riuscito per quanto ci riguarda. Del 6 settembre, ne avevamo fatti altri in precedenza, avevamo programmato lo sciopero del 2 di dicembre dentro una situazione profondamente diversa da quella attuale, almeno sul piano politico interno profondamente diversa, perché eravamo ancora dentro la fase di Berlusconi, eravamo ancora dentro un quadro in cui la situazione politica vedeva il centrodestra al governo e così via. Ora siamo in una situazione cambiata sul piano non strutturale, ma sul piano politico è cambiata. A parte che siamo immersi in una melassa vomitevole, per cui c'è questa luna di miele nei confronti di questo banchiere della Trilateral, che è Monti, che tiene il paese col fiato sospeso, nel senso che anche dentro l'area di quello che era stato l'anti-berlusconismo vive ancora un passaggio di attenzione perché fra virgolette vediamo che cosa fanno questi, sempre meglio di Berlusconi. Insomma, abbiamo vissuto una fase complicata e credo che a noi oggi questa assemblea debba servire per riflettere, per ragionare su cosa sta accadendo e per decidere assieme come affrontiamo una fase che è una fase sicuramente purtroppo di lunga durata e che sarà una fase molto pesante dal punto di vista dell'attacco al movimento dei lavoratori, ai diritti dei lavoratori, alla democrazia nei luoghi di lavoro e al lavoro in sé. Perché io credo che se, e qui siamo molti, praticamente tutti siamo delegati di organizzazioni sindacali di base, organizzazioni di classe, indipendenti che vivono quotidianamente dentro i luoghi di lavoro, sappiamo perfettamente che al dato dell'attacco diretto alle condizioni materiali e di vita dei lavoratori non può che essere accompagnato un attacco diretto a chi il conflitto lo organizza. Il problema del conflitto oggi è un problema serio per le controparti ed è evidente, io credo che noi siamo il soggetto del conflitto e su questo dovremmo essere attrezzati a tenere anche il punto sulla democrazia, sul pluralismo sindacale. Stiamo ragionando mentre ancora non si conoscono quello che il governo attuerà nelle prossime ore. Siamo sommersi da previsioni, da indiscrezioni, da una, eh,
il tentativo della stampa di narcotizzare l'opinione pubblica e i lavoratori, facendo uscire un pezzetto alla volta quella che sarà la manovra, la prima manovra, perché già è diventata di 25 miliardi, che si va ad aggiungere ai 140 miliardi delle manovre precedenti, quindi una cosa che ha un peso rilevantissimo ed enorme. Stanno tentando di metterci dentro una condizione in cui dovremmo essere contenti perché ripristinano il pagamento del posto barca. Questa è la tendenza che si legge oggi sui giornali. Ve levano la pensione, non ci sarà più la pensione d'anzianità, non c'è più l'aggancio del costo della vita per i pensionati, anche quelli al minimo. Ti fanno lavorare fino a 70 anni, però ripristiniamo la tassa del posto barca che era stata adottata nel 2003 e che oggi invece deve colpire i ricchi, perché questa sarebbe quella che chiamano l'equità. Ora, io come stavo dicendo, dell'equità noi dobbiamo cominciare a sfatarla. Che cos'è l'equità? Non esiste l'equità dentro un sistema in cui l'equità avviene fra, in una divisione profonda fra il 99% e l'1%, come abbiamo letto su qualche striscione in giro per il mondo. Dentro una vittoria del capitale sul lavoro che ha strappato risorse, ricchezze, reddito in maniera così imponente, parlare di equità è veramente una roba che non possiamo accettare, anche perché l'equità la fanno mettere a Guarguaglini, gli danno 5 milioni e mezzo di buona uscita per aver devastato un sacco di impianti produttivi in questo paese, e a me sembra che tutto si possa fare meno che parlare di equità, insomma, mentre accadono dentro al paese fatti di una gravità estrema. Io credo che dobbiamo leggere la situazione non dentro un quadro strettamente nazionale, ma dentro un quadro quantomeno europeo. C'è una crisi che attraversa il mondo occidentale, il mondo del capitalismo sviluppato, una crisi del capitale che sta producendo devastazioni ovunque nel mondo. A capitalismo avanzato procedono riorganizzazioni e ristrutturazioni pesantissime che vedono il nostro paese dentro questa condizione. Altro avviene per quei paesi come diciamo i BRICS, quelli che stanno invece raggiungendo nuovi livelli e nuovi modelli di sviluppo, che nella crisi invece approfittano. Noi siamo immersi dentro la crisi, dentro l'Unione Europea, dentro l'Eurozona, cioè siamo dentro una condizione in cui la competizione tra poli imperialisti dentro la crisi produce drammatiche condizioni di riduzione dei diritti a favore del capitale, a favore della speculazione finanziaria. Il dato vero che noi abbiamo oggi è la costruzione, l'opposizione sociale, non solo sul piano nazionale, ma almeno quantomeno sul piano europeo. Il dato che emerge con forza è che l'appartenenza all'Unione Europea, l'appartenenza all'area dell'euro sono la vera malattia che sta colpendo i lavoratori in Italia e negli altri paesi europei. Solo che mentre negli altri paesi europei abbiamo una risposta forte, una risposta organizzata. Lo sciopero del Portogallo del 24 novembre è stato il più grande sciopero che c'è stato in Portogallo negli ultimi anni. Lo sciopero del pubblico impiego in Inghilterra dell'altro ieri, il settimo enorme sciopero che c'è stato in Grecia il primo di dicembre. Le iniziative che ci sono in tutta Europa ci vedono invece in Italia in una condizione di difficoltà, cioè il movimento operaio in Italia non tiene il piano della mobilitazione, il piano della lotta che invece sono in grado di mettere in campo i lavoratori e le organizzazioni di classe negli altri paesi europei. Io credo che su questo c'entri molto la devastazione del tessuto politico di questo paese. Noi abbiamo vissuto dentro l'antiberlusconismo, un antiberlusconismo che ha minato in profondità e ha minato alle radici
la capacità di comprensione dei veri nodi della crisi che il capitale stava attraversando e come questi si riversavano sui lavoratori e sulle famiglie italiane. Noi oggi dobbiamo riuscire a uscire da questa impasse che si è determinato e che ancora vede molta parte dei lavoratori dentro questa ottica. Siamo di fronte a un governo che ha il 95% dei consensi. Siamo di fronte a un governo che si definisce tecnico, che è decisamente politico, che ha un sostegno strepitoso, che va dalla... non dico da sempre perché non è esattamente così, insomma, ma va da sinistra fino a destra, con l'esclusione della Lega, che spera con questa posizione di tornare ad avere una funzione pure a riguadagnare dentro il suo ambito i voti necessari per la prossima elezione. Abbiamo alle porte un nuovo patto sociale che sarà anche molto più di basso profilo di quella che abbiamo visto negli anni passati, con un sindacato confederale schiacciato dentro le esigenze della crisi, dentro la disponibilità ad essere collaboratori e complici di tutti i processi che verranno messi in atto per, fra virgolette, uscire dalla crisi, cosa che non avviene nel momento in cui non cambia profondamente la natura sociale del capitale. Io credo che dobbiamo candidarci con una capacità nuova e di prospettiva unitaria a rappresentare e ad organizzare l'opposizione politica e sociale in questo paese. Noi non possiamo pensare che l'opposizione al governo dei banchieri, al governo della Camera, al governo della BCE, al governo dell'Unione Europea sia lasciata alla Lega e che non ci sia da parte del movimento dei lavoratori una capacità di intervento di forte contrasto alle politiche che vengono assunte. Guardate, io credo che noi oggi ci troviamo in una condizione in cui ancora è poco chiaro quale sarà l'approdo definitivo delle posizioni che il governo Monti andrà a presentare, ovviamente prima in Europa e poi ai lavoratori e alle famiglie italiane, perché il problema non sono tanto il consenso interno quanto il consenso a livello europeo, quanto la possibilità per l'Italia di tornare a essere un punto del direttorio che oggi era limitato a Francia e Germania, ma quanto appunto dentro l'Europa. Tra l'altro la Merkel ieri ha dichiarato che le sorti dell'Europa sono in mano all'Italia, insomma noi speriamo di avere una gran funzione in questa cosa, perché l'Europa è un conto, l'Unione Europea è un'altra. Io penso che le parole d'ordine che sono uscite in questi ultimi mesi, che è no al pagamento del debito, perché il debito non è nostro, fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Eurozona, debbono diventare parole d'ordine di massa, debbono diventare quel punto di confronto e di scontro che ci mettono nella condizione davvero di occupare quello spazio politico che si sta definendo, che si sta aprendo e che ci può vedere, se saremo capaci di lavorare davvero intorno alla costruzione e alla comprensione di massa dei processi che stanno accadendo, ci può vedere alla testa delle lotte. Io non so se finirà la pensione d'anzianità, se chi ha 40 anni di contributi potrà andare in pensione, se dovrà aspettare 70 anni, se gli busseranno sulla tomba per consegnargli il libretto di pensione, se toglieranno la scala mobile alle pensioni, se faranno il reddito sociale come ha dichiarato l'ineffabile ministra Fornero, che vuol dire ovviamente che si preparano al massacro sociale, perché voi avete mai visto un padrone che pensa di dare i soldi, no, ai disoccupati, ai precari? Se lo fa, se lo adombra, se pensa che questo possa essere uno strumento utilizzabile, perché sa perfettamente che nei prossimi mesi noi ci troveremo di fronte a un massacro sociale senza precedenti, ci troveremo di fronte alla chiusura di fabbriche, ulteriore
chiusura di fabbriche, ci troveremo di fronte alla mobilità cosiddetta, che poi sono i licenziamenti del pubblico impiego, ci troveremo ai licenziamenti dei trasporti, perché se la manovra taglia il 75% di attribuzione agli enti locali per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, è inevitabile dentro quella logica che nel settore dei trasporti non solo ci sarà una riduzione del servizio, ma ci sarà una fortissima riduzione dei lavoratori e del personale. Ecco, dentro questa logica preparano le manovre, preparano le risposte alla crisi. Ecco, io credo che noi dovremmo avere la capacità di collocarci dentro questa nuova condizione. Lo sciopero, io penso che noi dobbiamo lavorare alla costruzione di un grande sciopero generale che veda non i militanti delle organizzazioni conflittuali scendere in piazza e fare la battaglia perché ce l'ha ordinato il medico. Io credo che noi dobbiamo costruire nei territori, nei luoghi di lavoro, nelle aziende, nelle piazze, nelle categorie, la dimensione che ci consenta poi di arrivare a un grande sciopero generale. La guidata è inutile inventarla qui, almeno per questa è la mia percezione. Non so se oggi siamo già in grado stamattina di dire che a gennaio o a febbraio o in quel tal giorno faremo lo sciopero generale. Io credo che noi dobbiamo mettere in moto le nostre intelligenze, la nostra capacità di mobilitazione, di fare conflitto nei luoghi di lavoro, di fare conflitto nei territori, di fare conflitto dentro ogni posto in cui il conflitto si possa esprimere contro questo governo, contro la crisi, per costruire le condizioni per fare lo sciopero generale. Io penso che è possibile per noi occupare questo spazio. Penso che è possibile costruire anche in Italia quell'opposizione importante che c'è in altri paesi, che c'è nel resto d'Europa. Farlo però vuol dire che noi superiamo anche le resistenze che pure esistono nel mondo del sindacalismo indipendente, conflittuale di base, a lavorare all'unità delle iniziative, all'unità di lotta, all'unità di obiettivi e di piattaforme. Guardate compagni, lo sciopero è uno strumento prezioso. I lavoratori l'hanno sempre interpretato e l'hanno sempre utilizzato come uno strumento prezioso, importante e che non può essere sprecato, che non può essere fatto a comando perché qualcuno ha bisogno in qualche modo di rappresentare la propria identità, di rappresentare la propria esistenza in vita. Io credo che su questo noi dobbiamo lavorare con attenzione, dobbiamo costruire le condizioni, dobbiamo proporre a tutti i soggetti sociali e sindacali che sono in sintonia con le nostre parole d'ordine, con il no ai diktat dell'Unione Europea, con il no al governo Monti e alle sue operazioni contabili che non sono eque, come dicevamo prima, di stare dentro un percorso unitario di costruzione, non solo uno sciopero generale, ma di organizzazione più possibile unitaria, capace di, attraverso il conflitto, produrre nel nostro paese un'inversione di tendenza. Vanno bene tutte le iniziative, compagni. Io credo che noi non dobbiamo stare fuori da nessuna iniziativa, noi non ci dobbiamo limitare dalle iniziative nei confronti dell'inaugurazione della nuova banda a Pomigliano che ci sarà nei prossimi giorni, alle iniziative che faranno i compagni dei trasporti, ai metalmeccanici contro Marchion. Tutto ciò che c'è in campo noi dobbiamo essere capaci di sostenerlo, sapendo però che non possiamo in alcun modo accettare che la complicità sindacale, che il nuovo patto sociale, che la nuova concertazione tornino ad essere in questo Paese il punto di riferimento per milioni di lavoratori. O noi ci dotiamo degli strumenti e delle iniziative di lotta capaci di ribaltare questa pratica, o il rischio che davvero la fase di bassa partecipazione, di difficoltà che stiamo attraversando diventi lunga e ci accompagni per molto tempo. Io penso che abbiamo tutte le condizioni per farlo e credo che questa Assemblea possa e debba discutere di queste condizioni e discutere la prospettiva e come ci organizziamo su questo piano. Le parole d'ordine sono parole d'ordine ormai condivise
condivise da tutti in questa, sicuramente in questa sala, io le dobbiamo farle condividere al movimento dei lavoratori tutte, e non solo condividere ma farle partecipare. Il nostro compito oggi sia questo.